Musica e cortè in costume d'epoca nel cuore di Napoli, Santa Lucia torna un'antica festa borbonica. Adriano Albano. È tornata per restare la festa dell'Anzegna, celebrazione di epoca borbonica che nel borgo di Santa Lucia univa plebe e regnanti, punta a diventare un appuntamento fisso dell'estate napoletana. Corteo in costume d'epoca per le strette vie del Pallonetto fino a via Partenope e poi piazza del Plebiscito. Un rito che affonda le proprie radici nei Neptunali, a cerimonie di iniziazione al nuoto transitate dal mondo pagano a quello cristiano per diventare infine festa popolare sotto l'egida dei Borbone. Un appuntamento rimasto annuale fino alla metà del secolo scorso per essere recuperato poi 11 anni fa dal collettivo d'arte Teatro Vulcano Metropolitano, che del recupero dell'area dove è sorto il primo nucleo della città ha fatto bandiera e missione. Il regista dell'evento Pasquale Della Monaco, che ha festeggiato così 50 anni di attività artistica, ha voluto riproporre i testi da lui dedicati a due momenti nodali della storia cittadina, l'ascesa e caduta di Masaniello e la fine della Repubblica Napoletana. Con gli attori Pina Farina, Antonella Pastore, Cristian Russo, Ciro Troise ed Edoardo Esposito, la messa in scena di una riflessione sul destino mutilato di una città, che con quella generazione di martiri del 1799 perse la speranza di veder crescere una classe dirigente illuminata e proiettata nel futuro.